Buonasera amici di Betty e Marco. Allora, stasera faremo una ricetta buonissima, speciale. Va bene, che ho comprato, ho fatto la spesa io. Insieme. Allora, cosa faremo? Inquadra, amore. Faremo il tocco di lonza ripieno. Ma io lo mangerei così a morsi, No, sa, crudo. non deve cuocere. Metteremo anche due patatine. Ok, Ok. quindi Allora, io ho preso lonza. il tocco di lonza, lonza di maiale. Vabbè, ci sono gli ingredienti segreti. Cosa dobbiamo fare? Ma adesso glieli faccio vedere. Prendiamo un coltello. Allora, abbiamo preso 1,2 kg di tocco di lonza di maiale. Esatto. E andiamo a fare delle fettine. Però le fettine le tagliamo, ma non tutte. Ok, Quindi quindi. arriviamo in fondo. Ah, Ma non tagliamo completamente la fettina, in ok, questo non modo. andiamo in profondità. Esatto, facciamo fettine da 1 cm, decidetelo voi, non troppo spesse. Prendo la livella che magari ti vengono meglio. No, non c'è bisogno. Ragazzi, è una ricetta squisita. Ci Sarà mangiamo tutta la fenomenale. famiglia, a parte che viene condita. Sarà Sarà fenomenale. fenomenale. Per la felicità di tanti nostri amici, ho cambiato il coltello. Sì, Io finalmente un coltello avrei usato sempre quello. degno di chef. La lonza non va cotta troppo perché altrimenti secca. Diventa È una dura. carne molto tenera. Va Ok. cotta giusto, ovviamente deve essere cotta. È maiale, È giusto? maiale, sì. Io sto facendo adesso le fettine. Vedete, scendo in profondità, ma non la taglio. Diciamo, dalle nostre parti si direbbe che stai facendo delle intacche. Esatto, però queste Stai sono intaccando la carne. intacche molto profonde, guardate. Ok. Però non si arriva in profondità. No. Allora, amici, dopo che abbiamo fatto le fettine, cosa facciamo? Prendiamo la provola Ah, sei il dolce primo ingrediente segreto. Prova e la prosciutto dolce. È crudo. prosciutto Però crudo. facciamole a metà, quindi ne basta un pezzetto. Lo mettiamo dentro la provola. Ok. Chiudiamo la provola e la mettiamo in mezzo. Ma che cosa deve essere questa ricetta? Ma Quindi naturalmente io ti posso lasciare questa e questa. Tutte queste sono mie. provola dolce, mezza fettina di crudo, chiudiamo e andiamo a mettere la nostra lonza. Ma questa è una delizia. Questa Questa sì che è una delizia, la ragazzi. ricetta del 2024 è una Diciamo che delizia. io quando la faccio i ragazzi ne Si sono leccano i felici. baffi. Allora la faccio mezza fettina, riempiamo tutta la lonza. Allora amici, abbiamo condito la nostra lonza. Io sarei capace di mangiarmela così. Allora la prendiamo e la mettiamo nella teglia. Quindi dentro ogni fessurina c'è Sì. la provola dolce e il prosciutto Prosciutto crudo. crudo. Ok. Ora la lonza, diciamo che il prosciutto crudo, perché scelgo il crudo? Perché il crudo è più Gustoso, saporito. saporito. Ok, attorno io metterò le patatine che ho lavato e fatto a pezzetti, perché tanto cuocio un bel po' anche quelle. Che le chiami patatine? Si chiamano patate. Vabbè, patatine. Io chiamo tutto zucchinette, Per me le patatine. patatine sono tipo quelle, i hipster, tipo quelle Per me sono patatine. E lì. allora, Vabbè, non parlo più, se no mi lasci digiuno. cosa faccio? Bravo, cosa facciamo adesso? Sale, Ok. sale attorno alle patate e sopra la lonza. Ok. Non metterò il pepe Perché? perché non preferisco non metterlo. Ok. Giro d'olio Giro d'olio. anche sopra la lonza, l'olio, eh? Patate. Così viene bella morbida, amore. Ma la lonza viene morbida. 2 rametti di rosmarino intero. Che io adoro. Io pure. Dopodiché andiamo a infornare, non mettiamo altro. Possiamo aggiungere della salvia, aromi che preferiamo. Io non metterò altro. Lo andiamo a infornare a 160-170 gradi per
per almeno 40 minuti, quindi deve cuocere a fuoco lentuccio. Amore, vedo un ingrediente segreto alla tua sinistra. Lo devi lasciare lì però. Allora, non lo non gli sfugge nulla, nulla. Perché è l'ingrediente segreto per eccellenza. Potremmo aggiungere anche due pomodorini. Io preferisco farlo così. Okay. Andiamo a infornare. Mettiamo forno statico 160-170 gradi per almeno 40 minuti. Cioè devo aspettare 40 minuti? Sì, amore, sì, direi. Questa pietanza e splendida. E poi vi faremo vedere veramente questa delizia. Amici, la nostra lonza è quasi pronta. Ma prima di uscirla completamente dal mamma forno... Mamma, che meraviglia! Questa è una torta! Buona, una torta. Buona! Dobbiamo mettere un po' di vino bianco. L'ingrediente segreto. Lo metteremo sia sopra che attorno. Che meraviglia! Quanto ha cotto già? Ma 45 minuti. Adesso lo andremo a infornare gli ultimi 15 minuti. Che meraviglia! Che bontà! Ora pochissimo è pronto. Amici, la nostra lonza è pronta e mettiamo pure questo pezzettino di rosmarino sopra. Che meraviglia! Ha cotto in tutto un'ora. Ma che bontà è! Buona, buonissima! Che squisitezza! Sì, sì, sì. Le patate, poi c'è il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, crudo con la provola dolce. La lonza. L'avete visto, è semplicissima, è un modo diverso di cucinare la lonza. Sembra una torta, amore. Buonissima, fatela e ci mandate le vostre foto. È semplicissima da fare, l'avete visto. Spero che vi sia piaciuta, noi vi auguriamo una buona cena. Giustizia per Beatrice, ciao amici da Betty. E Marco. A domani, ciao. Ciao amici.